Anche il comune di Supino ha deciso di aderire alla campagna benefica Mi taglio i capelli e dopo l'emergenza aiuto te, che sostiene il progetto Banca dei Capelli, nato in provincia di Bari per realizzare e donare ai pazienti oncologici parrucche inorganiche. L'assessorato ai servizi sociali, guidato da Anna Iacobucci, ha promosso l'iniziativa sul territorio comunale. E così sono state donate alcune ciocche di capelli, raccolte in treccine, che sono state consegnate all'associazione Iniziativa Donne di Sora, che si occuperà di inviarle alla banca dei capelli. Se prima i capelli tagliati venivano gettati via, oggi, grazie alla semplicità di un gratuito gesto, si trasformano in una forma di aiuto concreto ai bisognosi. È importante donare perché questa donazione ha anche un messaggio importante, un significato speciale perché è dedicata ad Agnese, una donna che purtroppo oggi non c'è più. Ma è importante far sentire alle persone che vivono questa esperienza, che soffrono, che c'è qualcuno che le coccola, che le può aiutare. Le cittadine del comune di Supino, alcuni saloni, hanno aderito a questa iniziativa partita qualche tempo fa, fermata con il Covid, ma oggi finalmente siamo riusciti a fare questa cerimonia di donazione. Ringrazio i cittadini, le cittadine in particolar modo, e chiedo di continuare a donare perché comunque lo sportello è sempre aperto e quindi questa donazione aiuterà anche con un piccolo gesto tante ragazze e donne che anche fisicamente dopo la malattia soffrono.